struccanti all'aloe vera, come prepararli. Gli struccanti all'aloe vera sono ideali per il viso. L'aloe vera è una pianta dalle proprietà mediche che apporta molti benefici nutrizionali. Ciascuna sua parte viene utilizzata per scopi diversi e applicazioni interne ed esterne. L'aloe vera ha più di 200 componenti attivi, fra i quali si distinguono le vitamine, gli enzimi, i minerali, gli acidi grassi e gli amminoacidi. Nelle foglie è contenuta una sostanza gelatinosa con un 99% di acqua. Ricca di vitamine e minerali, contiene le vitamine A, C, E, l'acido folico, la colina, le vitamine B1, B2, B3, B6. È una delle poche piante contenenti la vitamina B12. L'aloe vera ci apporta fino a 20 minerali, fra i quali si distinguono il calcio, il ferro e il magnesio. Possiede dai 18 ai 20 amminoacidi, i mattoncini che compongono le proteine. Aiuta a perdere peso poiché migliora la digestione rendendola più rapida e meno fastidiosa. Grazie alle sue proprietà alcaline, ci permette di equilibrare i livelli acidi del corpo. Applicata sull'epidermide riduce i dolori, le irritazioni e le piaghe. Fa bene al sistema immunitario, dato che migliora il funzionamento dei globuli bianchi, i quali combattono diverse malattie. Apporta benefici al cuore e al sistema circolatorio, ossigena il sangue e riduce il colesterolo. Presenta proprietà disintossicanti e favorisce il funzionamento dell'intestino in quanto all'eliminazione dei prodotti di scarto. Per le sue proprietà regolatrici, diminuisce i problemi relazionati alla digestione. Contiene amminoacidi e acidi grassi che riducono il grasso nel sangue. L'aloe vera ha tantissime proprietà che possono essere utilizzate per molteplici aspetti della salute. In questa occasione, ci focalizzeremo sul suo uso a vantaggio della pelle. Vediamo come preparare degli struccanti all'aloe vera. È nella polpa gelatinosa dell'aloe vera dove si trova la maggior parte delle sue proprietà. Ha un potere rigenerativo, antisettico e cicatrizzante. Questo ci permette di trarre benefici nutrizionali e curativi. Ideale per le irritazioni, le scottature solari e le eruzioni cutanee, poiché elimina le cellule morte e facilita la guarigione. Efficace per ogni tipo di ferita, tanto interne quanto esterne. Allo stesso tempo, riduce le cicatrici lasciate dall'acne. È ringiovanente, incrementa la produzione di fibroblasti che si trovano nel derma e che compongono il collagene. È lenitiva e antinfiammatoria. Per la sua grande capacità di penetrazione, epidermide, derma e ipodermide, è ideale per tutti i tipi di pelle e, in particolare, per quelle che soffrono di secchezza o irritazioni. Libera i pori ed elimina il grasso. Per questo l'aloe vera è indicata per le pelli a tendenza acneica. Combatte la flaccidezza, le macchie e le rughe. Assorbe elementi tossici che derivano da materiali come il PVC, tinte, smalti, eccetera. Struccanti all'aloe vera, vantaggi. Aiutano a rimuovere le cellule morte. Sono una soluzione eccellente per le persone che hanno la pelle secca. Idratano la pelle del volto grazie ai loro umettanti naturali. Mantengono in salute il viso e gli conferiscono una lucentezza naturale. Struccanti all'aloe vera, come applicarli? Dopo aver trascorso l'intera giornata con il trucco, la pelle ha bisogno di essere coccolata. Richiede un lavaggio che la rinfreschi e per questo necessita uno struccante. È possibile preparare e applicare uno struccante a base di aloe vera o che contenga l'aloe vera, che darà alla pelle un aspetto meraviglioso. È anche possibile preparare delle salviette struccanti umide di aloe vera. Struccante naturale di aloe vera e olio d'oliva. L'olio di oliva, essendo grasso, è uno struccante ideale per rimuovere il trucco dagli occhi, persino quello sulle ciglia. Inoltre, è un idratante eccellente. Offre proprietà rigeneranti,
aumenta la produzione di collagene e ritarda la comparsa di rughe e linee di espressione. Ingredienti: 2 cucchiai di gel di aloe vera, 30 g, 1 cucchiaio di olio d'oliva, 16 g. Strumenti: 1 dischetto di cotone. Preparazione: aggiungete in un recipiente entrambi gli ingredienti e mescolate bene. Inumidite il dischetto di cotone con il miscuglio e applicatelo con cautela sugli occhi. Rimuovete il trucco senza sfregare. In zone complicate, come le ciglia, utilizzate una quantità maggiore di cotone per rimuoverlo. Struccante di aloe vera, olio e miele. Ingredienti: un quarto tazza di gel di aloe vera, 50 g, un quarto tazza di miele naturale, 84 g, 1 cucchiaio di un olio a scelta vostra, extravergine d'oliva, jojoba, mandorle, avocado, albicocca, argano di cocco, 15 g. Strumenti: recipiente ermetico per conservare lo struccante. Preparazione: mescolate il gel d'aloe vera, l'olio e il miele finché siano bene amalgamati. Conservate lo struccante a temperatura ambiente, può durare diversi mesi. Spalmate sul viso e lasciate riposare per un minuto. Infine, puliamo il volto con un asciugamano umido. Preparare salviette struccanti di aloe vera. Queste salviette contengono solo olio e gel di aloe vera. Ingredienti: un mezzo tazza di olio di alta qualità, extravergine di oliva, mandorle, avocado, albicocca, argan, cocco, jojoba, 100 g, 1 mezzo tazza di succo di aloe vera, 300 g. Strumenti: una bottiglia o un barattolo da 400 ml, 2 bicchieri, con un tappo ermetico, un pacco di salviette di cotone per il volto. Preparazione: versate l'olio e il succo di aloe vera nel recipiente. Potete usare una bottiglia di vetro o una bottiglia di plastica per spremere. Agitate il recipiente del succo di aloe vera e olio con forza per qualche secondo. Conservate il composto nel frigorifero quando non lo utilizzate. Applicazione: applicate il composto su una salvietta e passatela su tutte le zone che desiderate struccare. Umidificate un'altra salvietta pulita per struccarvi del tutto ed eliminate i residui. Ricordate di agitare bene il composto prima di usarlo sulle salviette. Detergente facciale struccante naturale a base di aloe vera e olio di mandorle. Possiamo applicare il giorno stesso il gel estratto direttamente dalla nostra pianta di aloe vera oppure scegliere di comprare il gel in commercio, dato che possiamo conservarlo per più tempo. Ingredienti: 5 cucchiai di aloe vera, in commercio o fatto in casa, 75 g, 1 cucchiaio di olio di mandorle, 15 g, 1 cucchiaio di sapone liquido naturale, 10 ml. Preparazione: mescolate molto bene gli ingredienti con l'aiuto di un cucchiaio. Idratate il volto con acqua tiepida, realizzando piccoli massaggi circolari per aprire i pori. A seguire, applicate il composto di aloe sul volto, sul collo e sul décolleté con l'aiuto di un po' di cotone. Rimuovete con acqua tiepida. Per concludere, applicate la crema idratante abituale. Esfoliante fatto in casa con aloe vera e bicarbonato di sodio. Ingredienti: 3 cucchiai di gel di aloe vera, 45 g, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, 5 g. Preparazione: in una ciotola mettete il gel di aloe vera e il bicarbonato di sodio e mescolate bene, fino a ottenere un impasto. Applicatelo con delicati massaggi circolari sul volto, sul collo e sul décolleté. Ripetete una o due volte alla settimana, a seconda se avete la pelle secca o grassa.